Viviamo maggio con Maria, 28 maggio. Aumenta la nostra fede. Vergine fedele, ricca di fede purissima, risana la nostra fede malata, irrobustisci la nostra fede debole, illumina la nostra fede opaca, rendi più sicura la nostra fede incerta, ravviva la nostra fede grigia, riscalda la nostra fede fredda. Smuovi la nostra fede pigra, Vergine fedele, accresci la nostra fede. Per questo, come gli Apostoli diciamo al Signore, accresci in noi la fede. Se aveste fede, quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso, si sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Luca 17,6. Il seme della senape è il più piccolo di tutti i semi. Gesù l'ha preso come esempio per significare il meraviglioso sviluppo del regno di Dio, la sua forza strepitosa, mentre agli inizi era tutto tanto minuto e tanto piccolo. La fede, dono di Dio, è stata seminata in noi nel battesimo. Noi abbiamo il dovere di coltivarla, di farla crescere, di farla maturare. Una fede così personale, così convinta, così robusta, da giungere a rendere possibile l'impossibile, come il dire a un gelso di sradicarsi dalla terra e di trapiantarsi nel mare, un dire al cuore corrisponde all'attuazione. Una fede grande dunque, una fede che rispecchi quella della Madonna, del centurione, della donna cananea, dei martiri, dei santi. La fede in Dio Padre, in Gesù Cristo, Figlio di Dio, nello Spirito Santo. La fede sul mistero della Chiesa, dell'Eucaristia, della Vergine Maria. La fede proclamata dal Vangelo e insegnata dalla Chiesa. Una fede autentica, schietta, semplice, come quella dei santi. Fioretto, fare una verifica sullo stato della nostra fede e nel frattempo recitiamo un atto di fede. Giaculatoria, o Maria Santissima, Vergine fedele, ricca di fede purissima, prega per noi. Preghiera a Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Madre di misericordia, guarda a noi con intenso amore. Ora più che mai ne abbiamo bisogno. La terra che tu stessa hai conosciuto è piena di tristezze. Proteggi quanti, turbati dalle difficoltà o avviliti dalla sofferenza, sono presi da sfiducia e da disperazione. A coloro a cui sembra che tutto vada male, dona conforto. Suscita in loro la nostalgia di Dio e la fede nel suo infinito potere di soccorso. Volgi il tuo sguardo a coloro che non sanno farsi amare e che la gente non ama più. Consola coloro a cui la morte o l'incomprensione ha strappato gli ultimi amici e si sentono terribilmente soli. Abbi pietà delle mamme che piangono i loro figli perduti o ribelli o infelici. Abbi pietà di quanti non hanno ancora un lavoro e sono nell'impossibilità di dare ai loro figli pane abbondante e serenità, che la loro umiliazione non li abbatta. Dona loro coraggio e tenacia nel riprendere giorno per giorno la propria avventura, nell'attesa di giorni migliori. Guarda benigne coloro che, illudendosi di aver raggiunto quaggiù lo scopo della vita, ti hanno dimenticata. Sii buona con coloro a cui Dio ha donato bellezza, beni e forti sentimenti, perché non sciupino questi doni così inutili e vani, ma con essi facciano felici coloro che ne sono sprovvisti. Ama finalmente coloro che non ci amano più. Maria, Madre di tutti noi, donaci speranza, pace, amore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera trovata nella chiesa di San Giovanni Rotondo.